Chiaro Marco, io finora ho ascoltato tranquillamente, però state tutti in fuorigioco, tutti. Allora faccio una premessa, quello che dirò riguarda tutti, meno chi è presente qui. Tu hai parlato di legalità, ma legalità è un ossimoro, cioè è una cosa che esiste, ma esiste anche il contrario. Allora, quando si parla di rispetto della legalità, a cosa ci riferiamo? Guarda, ti faccio un esempio. Io mi avvalgo del sistema sanitario nazionale e siccome sono sposato, se ne avvale anche mia moglie. Se io non fossi sposato e avessi una compagna, non avrebbe diritto ad avvalersi del sistema sanitario nazionale come mia compagna. Ma se sei la compagna di un parlamentare, allora vale, perché la legge questo dice. La legge diceva anche che i parlamentari con 4 anni, 6 mesi e un giorno, ma addirittura con qualche giorno o qualche ora che siedevano in Parlamento, avevano diritto ad un vitalizio. È la legge che lo dice, quindi è legale. E no, non è legale. Quella è una legge truffaldina, come tante altre. Come questa legge che ora si invoca, della quale si invoca il rispetto, dopo che per 40 anni hanno tutti dormito, nessuno, la politica, le procure, nessuno si accorgeva di cosa accadeva. Ora, mentre io venivo qui, no, ho girato una ventina di minuti qui per cercare sta palestra, no? E me guardavo intorno, nonostante conoscessi questa zona, perché quando lavoravo ci passavo per andare ad Anzio. Io mi sa che tutta sta vallata è tutta abusiva. Non mi dite che c'è un piano regolatore, perché non ci credo. Però se uno si affaccia su come io mi affacciavo da quella bellissima piazzetta in fondo al corso, la valle, vedi, allora se uno sta che la betoniera te ne accorgi, no? Ma dove stavano i sindaci di Ariccia nel tempo? La procura della Repubblica dove stava? E poi mentre venivo giù sentivo la radio, no? E diceva che dal primo governo Prodi che si parla del cuneo fiscale che va ridotto. E oggi la Corte dei Conti dice che fra annessi e connessi un'azienda è gravata al 65% del suo reddito. 65%, il 16% in più di un competitore europeo. Dal primo governo Prodi che se ne parla, ma non si fa un cazzo. Se parliamo di legalità, visto il sistema giudiziario che esiste, se io fossi il procuratore capo di Velletri ed ora anche il procuratore capo di Roma, io sarei preoccupato, perché se ci sono tutte quelle richieste di sanatoria, quelli sono tutti reati di cui la procura viene a conoscenza e sui quali deve intervenire. E allora le letterine non possono essere 1000, devono essere 50.000, 380.000, se no è reato di omissione d'ufficio,
se io fossi il procuratore capo di Velletri, m'andrei a buttare ai piedi di Zingaretti, no? Che fino a ieri non lo so che faceva, adesso fa gli accordi che procure, implorandolo di fare immantinente nel giro di 24 ore un provvedimento molto semplice. Ve l'ha suggerito l'ex sindaco di Grottaferrata Giampiero Fontana. Una moratoria regionale che fermi tutte queste azioni. Perché siccome la cosa è talmente complicata, per evitare che Pierino se la prende col primo che capita e tutti gli altri la fanno franca, e quello è cornuto e mazziato, e allora bisogna fermare tutto, trovare la soluzione e poi parliamoci chiaro, avvocato. Condono si parla di condono perché non può essere altrimenti. Bisogna fare la fotografia e dire: siccome siamo stati dei coglioni, siccome ci abbiamo mangiato sopra, abbiamo preso le tangenti, eccetera, eccetera. Allora stoppiamo tutto e da domani, come metti un mattone, ti mando la ruspa e te lo dico. Adesso, no, aspetta. No, perché ci devo mettere la faccia, se no il procuratore che mi disse che la mafia a Ostia non esisteva, disse, no? Perché poi ci stanno questi procuratori che istruiscono le cause, tutto, però gli hanno... Il piano di andare al terzo mandato. Gli hanno attivato un altro. Un procuratore al terzo mandato. Ecco qui, signor procuratore. Si ricorda quando le chiese di spiegarmi la ratio di certe sentenze, di quelle il fatto non sussiste, cioè i carabinieri, la guardia di finanza, il pubblico ministero indagano, fanno un malloppo da sta portata, il pubblico ministero dice a processo, il GIP dice a processo, poi arriva un magistrato cacchio e dice il fatto non sussiste. Quando io feci questa riflessione, il comandante della Guardia di Finanza della stazione di Ostia, che stava lì in una conferenza stampa, si mise a dire sul timpano, perché è normale, no? È normale che sia così, dai, no?